Ciao a tutti, pollicioni verdi, e benvenuti in questa nuova videopillola tratta dal Best Prato Academy Planner. Se non sai che cos'è il Best Prato Academy Planner, beh, accipicchia. Si tratta dello strumento applicativo del metodo Best Prato per avere un prato sano, forte e bello tutto l'anno. Siamo entrati nella settimana numero 23 dell'anno. Siamo praticamente a metà giugno, le temperature si alzano, gli impianti di irrigazione si accendono e tutto questo inevitabilmente porta degli stress al manto erboso. L'estate, lo sappiamo, è la stagione più stressante per il prato: le temperature alte, il rischio di patologie fungine e anche il semplice fatto che durante l'estate il prato lo utilizziamo molto di più, ci giochiamo sopra, lo calpestiamo. Questa settimana il Best Prato Academy Planner propone una riflessione sull'irrigazione. Nel metodo Best Prato l'irrigazione non è solo quel momento in cui diamo l'acqua fondamentale alla pianta per eseguire la fotosintesi clorofilliana e per mantenere la sua fisiologia, ma l'acqua, quando correttamente data, permette al prato di approfondire l'apparato radicale e di contrastare o tenere a bada le malattie fungine. Se ti stai chiedendo come fare tutto questo, ovvero come irrigare bene il prato, beh, nella descrizione di questo video troverai un approfondimento, o meglio, troverai la guida completa all'irrigazione del metodo Best Prato, che ti consiglio veramente di andare a dargli un'occhiata. L'acqua è il nostro più potente alleato per potenziare, stimolare e proteggere il prato. E concludiamo, come al solito, con i consigli di Micio Miccione, la mascotte di Best Prato, che andiamo a leggere direttamente dall'Academy Planner. E guarda caso, Micio Miccione questa settimana ci dice: se il prato appassisce leggermente e diventa di colore più scuro e spento, è ora di bagnarlo di nuovo. Sì, perché questo è uno dei primi segnali di mancanza d'acqua, ovvero un leggero appassimento.